Il fatto è questo. Oggi parliamo degli Snapchat Spectacles o degli Spectacles. Ciao, sono Sijon. Gli sono molto semplicemente degli occhiali da sole prodotti dalla Snap Inc., i responsabili di quel crimine all'umanità che è Snapchat. Perché crimine all'umanità? Perché Snapchat mi sta sul cazzo! E prima che mettiate il vostro commento saccente per dire: ma allora perché hai Snapchat? Sì, parlo con te. Ma certo che odio Snapchat. Così come tutti i social network, a dire il vero. Mi sembrano tutti come MySpace nel 2005. In fin di vita. Ma vi spiegherò anche perché secondo me siano tutte boiate, ma restiamo in tema. I Semplex Ambopols sono occhiali osceni, contenenti telecamere che consentono di registrare filmati in POV a incrementi di 10 secondi. E non far finta di non sapere cosa voglia dire POV. Lo sai bene, vero? Ammettilo. Se sei troppo giovane o troppo vecchio, POV sta per point of view, ovvero punto di vista. In parole povere, filmi esattamente quello che vedi. Vi sono due lenti, una per ognuno dei tuoi amici, o forse una sola. Che cazzo ne so io? Ho scritto questo video dopo la sagra dell'uva, vi prego non abbandonate. Cioè no dai, guardate il video promozionale. Non c'è una persona in questa roba ipersaturata che non sia uno dei tanti hipsteroni alternativi. Eppure il messaggio che passa è chiarissimo. Non sai andare in skateboard? Puoi anche tenere il telefono in mano e risparmiarti ben $130. Eh sì? Perché per portarvi a casa gli occhiali di Snapchat vi serviranno $130. Che in ogni caso, per la tecnologia che ci sta dietro e per come sono fatti, beh, è un cazzo di furto, fan cagare. E mi lascia molto perplesso la scelta stilistica di fare occhiali rotondi, quella forma della montatura che sta bene a una persona su 50. Mettiamola in faccia a tutti, per non parlare delle foto promozionali usate per presentare gli Spectacles. Sono angoscianti e continuano a dare messaggi sbagliati. Sembra che per un motivo o per l'altro, per indossare gli Spectacles sia necessario che tu vada in giro completamente nudo. Cioè, a me va anche bene. Anzi, questo mi fa capire il perché delle facce da rimasti di questi poveri modelli. Si stanno tutti facendo video a vicenda completamente nudi. La fine del mondo, praticamente. Ed ecco ovviamente il modello di colore, a dir poco fondamentale, per rappresentare un app il cui logo è un fantasma bianco. Ti ricorda niente? No? Proprio no? In che modo salto fuori questi collegamenti? Ma alla fine, saranno un successo? Certo, è difficile a dirsi, ma c'è chi ha fatto direttamente l'assunzione che questo prodotto farà la stessa fine dei Google Glass, ovvero non riuscirà a far breccia nel mercato. Ho comunque ragione di pensare che non saranno un fallimento. Ok, i Google Glass sono assolutamente bruttissimi e urlano in tutte le direzioni: guardatemi, sono stronzo! Ma i Schwemblem Schweppables sono colorati, nonché sgargianti, e decisamente a portata di tutti, economicamente parlando. Inoltre si è già visto con così tanti altri prodotti, tipo i tablet, che arrivare sul mercato troppo presto non sempre è un bene. In ogni caso, occhiali che posso usare solo con Snapchat? Fammici pensare. No! E sapete perché? Perché ogni volta che mi capita di aprire quella cazzo di applicazione ho sempre la stessa reazione. Com'è che era ora? Swipe destra, sì, no, su, sopra, no. Cosa cazzo? Comunque sì, l'interfaccia è fatta col culo. Perché cazzo uso Snapchat? Perché cazzo uso Snapchat? Non me ne frega un cazzo delle vostre vite! Ma non so, sarò strano io. Oh, il tap. Ma sapete, quelle rare volte che faccio uno snap è perché penso che possa essere qualcosa di carino e simpatico. O effettivamente qualcosa che valga la pena riprendere. Myself. C'è invece chi ha da riempire la propria storia ogni giorno con 1000 foto diverse, ti viene da pensare. Wow, questo sì che sta living the life. Ma invece la solita roba, ogni giorno. Anziché usare l'app per mostrare a tutti i tuoi conoscenti quanto la tua vita sia infinitamente superiore e degna di moltissimi like della loro, vedo tutti che la usano per sottolineare quanto la loro vita sia una merda. Ed è abbastanza palese quando vedi degli snap del tipo: mi annoio, studio, eccoti un orologio. Perché non ne ho uno, uso una cazzo di meridiana io. Guarda il binocolo, mi metto a cercare la stella polare. Questi snap di merda non gliene frega un cazzo a nessuno. O anche quei sto di merda che fanno 400 secondi di snap. Cioè non è uno snap, è una biografia. E magari in quei 400 secondi non succede nemmeno niente, non si vede nemmeno niente, non dici nemmeno niente. Solo ed esclusivamente silenzio. E meno male che le chiamano storie. Vi prego, stampatemi un tascabile delle vostre storie. Giuro, non vedo il benché minimo senso nel rendere pubblico il mondo che ti stai per bere un caffè di merda e riempire la tazza di quelle scritte storte, di quelle bambole spastiche che dovrebbero somigliarvi ma fanno solo cagare al cazzo. E non parliamo dei filtri. Ho avuto a che fare con bambini che dopo una settimana ne avevano già pieni i coglioni della funzione che scambia le facce. E diciamocelo, era abbastanza divertente quella.
E poi ci sono adulti che si divertono per mesi con questa puttanata del cane. Parlo di questa puttanata del cane. Questo cane di merda. Lì a leccare l'aria come eviti. O anche quella strana tendenza di fare snap in macchina. Non l'ho mica capita. Cioè, non per mostrare il panorama, ma per mostrare il tachimetro. O peggio, per far sentire una canzone che vi piace tanto. Qualcosa, oh yeah. Tu che condividi video di canzoni in macchina inquadrando il tachimetro, quando è l'ultima volta che ti hanno detto: ma uomo, lo snap di ieri era fighissimo. Che canzone stavi ascoltando? Te lo dico io, mai. Non è mai stato detto, mai. E insomma, se usi Snapchat lo fai per far vedere delle foto a qualcuno, no? Fai almeno che sia qualcosa di un po' bello da vedere, di un po' allegro, un po' felice. Ma tornando alla domanda iniziale, quindi perché cazzo ho Snapchat? E tu? Usi Snapchat? Sei uno che considererà l'acquisto degli Snapchat Spwackadolls? Dimmi il tuo parere con un bel commento. O mandami uno snap direttamente. No, ti prego, non farlo. No, ti giuro no. E snappami un like se il video ti è piaciuto. Ma anche se non ti è piaciuto, snap un like comunque. Questo era John's Rick. E non dimenticare di iscriverti cliccando l'uccello in fondo al video. Ciao amici! Whip-whip!